E torniamo a temi legati alla politica, presentato nel pomeriggio a Campobasso il movimento Realtà Italia. Alla presentazione ha partecipato anche l'europarlamentare del Partito Democratico Pino Arlacchi, commissario del Movimento per il Molise e Emilio Venditti. Le interviste sono di Antonio Di Monaco. Un movimento che si distingue dai partiti non ha casacca e nemmeno collocazione politica. Realtà Italia segue il solco tracciato dall'appello di Papa Francesco alla Merkel per chiedere un'Europa dei cittadini piuttosto che delle banche. È un movimento che si propone di ridurre la distanza tra i cittadini e la politica, promuovere la buona politica, promuovere un'idea di sviluppo del Mezzogiorno basato sulla valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno stesso, che sono tantissime, ma non vengono né riconosciute né usate, e promuovere la sinergia, la reazione chimica positiva tra le risorse del Mezzogiorno e i fondi europei. Quali sono le priorità più urgenti da risolvere in sinergia con l'Unione Europea? Primo e il fondamentale discorso è quello sullo sviluppo e sull'occupazione. Valorizzare le risorse del Sud è una cosa molto concreta, significa in ciascun territorio del Sud trovare, indicare quelle che sono le risorse. Possono essere risorse naturali, possono essere risorse produttive, possono essere risorse archeologiche, storiche, monumentali, gastronomiche, e sulla base di queste risorse costruire dei progetti finanziati dall'Unione Europea. Cosa può rappresentare per il Molise la nascita di questo nuovo movimento? Questo movimento si muove nell'interesse della gente, quindi è un movimento che mette il cittadino al centro dell'attenzione e della politica. Quindi significa che noi lavoreremo per riportare i valori alla povera gente che è dimenticata dalla politica molisana. E a livello politico dove lo possiamo collocare? A livello politico noi non abbiamo casacca in questo momento, non siamo da destra, da sinistra, vi è Arlacchi che è PD, vi è il dirigente nazionale del partito che viene dal PDL, ci sto io che vengo dal PDL, quindi non usiamo più le casacche, noi cerchiamo di avere il cuore verso la gente.